Salute, vi propongo un oggi un viaggio in la preistoria. E manda a visitare un sito archeologico di Gauria. All'epoca neolitica, la popolazione torna sedentaria. Cresce che si sviluppano l'agricoltura e la leva. Nascono i primi abiti sedentari come sa ricostituzione di un abito in alta rocca che può avere nanta su disegno. Comparisceno di nuovo a tratti nuovi come aver indetto sabbiola di pietra alisciata. A parte si da 4500 a.C., le comunità si organizzano sempre di più. L'uomo zuccano, carieggiano e alzano megalidi. Si parla tanto di megalitismo. Ma voltiamoci al nostro sito di Gauria. Un luogo dove le sono alzate le pietre maiocce chiamate Stantare e di regola un luogo di bassaglio. Gauria è un piano che si trova tra la piaggia di Tizzano e la montagna di Gagna. È dunque un luogo per fare l'allevo e l'agricoltura dove le cipolle hanno campa all'ommi preistorici. Le prime stantare sono state alzate non da usidu di rinaglio. È qui che le ci sono le famose pietre maiò aritte. Ce n'è 178. Si vede subito un travaglione di l'ommi di un neolitico. Scalpirina la pietra, carialla, alzalla. Qui si vede l'infilarata chiamata istantari. Certe stantare sono di forma umana. Si vede un capo, un naso e anche una bocca aperta. Tutti i sedimenti sono stati zuccati come per rappresentare una persona precisa. Forse un capo o un guerriero. D'altronde si può vedere nanta un capo due davoni per mettere corne di vacca. Qui si vede una spada, magari per figura un guerriero. Per stantare di forma umana, gli archeologi parlano tanto di statue antropomorfe. C'è la precisa che certe pietre maiò sono pietre aritte e basta. Non sono mica tutte antropomorfe. Ma che significato avranno se stantare? Una prima interpretazione ci insegna che se pietre alzate saranno fatte in onore di persone importanti, di la comunità. L'orientazione alioante, di fronte all'alzata di usole, può dare a se statule un'andatura religiosa, saranno forse sepolture. Ma infatti non si sa mica di maniera sicura. Abbiamo detto che le stantare erano pietre aritte, ma in Gauria c'è anche una stazzona. La stazzona di Funtanaccia è forse la più conosciuta di Corsica. In archeologia, la stazzona è una tomba collettiva aperta in un davanti. Fatta con una pietra lunga e piana, sposta nanta un'epoca di pietre aritte. C'ho la di nocchi di regola e stazzone erano vasciate di terra e di pietra per insipire i morti. A sciappa che pesa più di 3 tonne è sposta nanta 7 pietre aritte.
capita che questi monumenti tamanti sono stati alzati per essere visti da lontano. Per compie si può dire che usito di Gauria per via di sua bellezza e di sua ricchezza archeologica è forse una delle manifestazioni più interessanti di un megalitismo in Corsica. Cioè, sapete che un megalitismo comincia a 4500 anni d.C., chi è stata adesso Pedre Maiò a Rite e chi non si è mica troppo usò significato di maniera scientifica. A presto.